Domenica una città tutta dedicata, perlomeno il centro, ai bambini. Qual è il programma e soprattutto lo scopo di questa iniziativa? Sì, è un programma molto ricco, ancora più ricco rispetto allo scorso anno che fu già un grande successo. Questo mi fa molto piacere perché significa che la città è contaminata e raccoglie il senso di questa iniziativa. Occupiamo per liberare degli spazi per i bambini ma per i cittadini. C'è per esempio la presentazione del progetto quartiere a misura di bambino, il quartiere di Sant'Orsa, fatto dai bambini che noi presenteremo in uno stand, ma poi il 1° giugno verrà presentato nel quartiere di Sant'Orso. Lo scorso anno venne progettato l'albero, quest'anno abbiamo un gioco progettato da John Betti, Pelino, che in qualche modo attraverso il gioco scopriamo e conosciamo la nostra città. Ci sono iniziative anche di altre associazioni come il Paese dei Balocchi che nell'occasione della giornata del Mondiale del Gioco, il 28, presenteranno i vecchi mestieri, i vecchi giochi nell'area dei passeggi, perché anche i passeggi riavranno una nuova vivacità, un nuovo splendore, così mi piace definirlo. Mi piace sottolineare un aspetto: 2 giorni fa ero a Roma ad un convegno internazionale dove erano presenti amministratori, esperti di tutta Europa e non solo, si parlava di città intelligenti, di città sostenibili. Io ho portato l'esperienza e l'idea, la progettualità del laboratorio Fano Città dei Bambini, devo dire è stato uno degli interventi più graditi e questo dimostra la potenzialità e il ruolo che Fano sta recuperando anche a livello internazionale.